com'è cambiato il rapporto proprio fra lettori e giornalisti negli ultimi 3-4 anni? Beh, è cambiato che è diventato più interattivo, è cambiato che prima un lettore per far sentire la sua voce doveva scrivere le lettere al direttore sul giornale, pochissime venivano pubblicate e solo quelle che andava bene al giornale pubblicare. Adesso tutto quello che noi scriviamo viene così, ottiene delle risposte in tempo reale sui blog, con i post sui blog, con post da ogni parte, sui social network. Praticamente c'è un dialogo continuo tra lettori e fra chi fa i giornali. Questo ha sicuramente dei benefici, è sicuramente utile, anche se poi i ruoli, diciamo, possono rimanere diversi. Cioè, penso sempre che i lettori o i cosiddetti cittadini giornalisti o i giornalisti dilettanti possono aiutare molto, è stato dimostrato in varie crisi, ma per poi fare un certo tipo di lavoro più approfondito magari è ancora necessario di qualcuno che lo fa come professione, perché se hai male un dente vai dal dentista, non vai dal primo che passa per strada. C'è una differenza fra l'Italia e altre realtà come ad esempio il Regno Unito, soprattutto nel coinvolgimento e nella discussione dei lettori delle tematiche diciamo più in voga? Soprattutto si pensa in Italia, sì, c'è sempre tendenzialmente una grande partecipazione, cosa che magari nel Regno Unito è più settoriale, oppure no? Ma no, io trovo che ci sia una grande partecipazione anche nel Regno Unito. Quello che più mi colpisce, parlo anche per esperienza personale, ma in generale è che o ci sono maggiori filtri in quello che poi viene pubblicato anche su, diciamo, blog, blogosfera e social network, o c'è una diversa qualità del pubblico, perché molto spesso purtroppo su internet in Italia il dialogo è spesso anche così, diventa invettiva, sfogo partigiano e spesso anche insulti fra partecipanti, fra diciamo a chi dirige forse il dialogo. Sarebbe triste dire che forse è perché noi italiani siamo un po' più primitivi, più partigiani, più guelfi ghibellini, più meno interessati a quello che dice l'altra parte, solo interessati a gridare quello che pensi tu, che è il verbo, senza dubbio. Penso che sia una differenza così di carattere nazionale, e quindi non penso che sarà sempre così, può cambiare, ma è la stessa differenza che c'è alla Camera dei Deputati, alla Camera dei Comuni a Londra e il dibattito nel nostro Parlamento, dove lì non hanno banconi che li separano, però non scoppiano mai risse, sono senzialmente tanto in conflitto fra loro quanto i nostri politici, però non ci sono risse, non ci sono sputi, non ci sono mortadelle, non ci sono scene di questo genere. E quindi c'è un dibattito in cui c'è più attenzione a quello che dicono gli altri, anche se tu non sei d'accordo. Secondo lei l'editoria digitale ha dato spazio a nuove realtà, oppure ha consolidato il ruolo che avevano quelle che già a livello cartaceo erano, diciamo, i leader? Beh, i leader mi sembra che restino quelli che ce l'avevano a livello cartaceo, e non solo in Italia, cioè i siti, diciamo, di news di più successo in Gran Bretagna sono il Guardian e il Mail, che sono due giornali, in America il New York Times, però ci sono tantissime nicchie che permettono anche ad altre voci di fare poi un lavoro anche molto utile, per esempio negli Stati Uniti e per certi versi anche da noi, forse con l'Huffington Post, non so, con Dagospia, in modi diversi, ci sono delle nicchie in cui il lavoro fatto da nuove aziende giornalistiche o di informazione può essere unico nel suo genere o anche migliore di quello di grandi industrie giornalistiche. E questo è sicuramente un passo avanti, perché che dipende dai costi. Io ho letto qualche volta uno studio da cui, per esempio, la pubblicazione di un giornale di carta, il 70% delle spese sono stampa e distribuzione. Se togli queste, resta il 30%. Questo spiega perché anche, non so, 10 amici che vogliono fare un sito di news su un settore particolare possono farlo senza aver bisogno di milioni o miliardi di finanziamenti.